Il mercato della pubblicità torna a crescere. La previsione del presidente dell'UPA, Utenti Pubblicità Associati, Lorenzo Sassoli De Bianchi, che prevede per fine anno la tanto attesa inversione di tendenza, con un incremento che oscillerà tra l'1 e il 2%. Sebbene l'incognita Grecia continui ad essere una variabile indecifrabile, Sassoli sottolinea come le stime, che ricomprendono anche il web, indichino un ritorno della fiducia in un settore molto colpito da una crisi che soltanto ora sembra allentare la sua morsa. Le ragioni sono diverse. Innanzitutto i parametri economici si sono allineati tutti nel modo giusto, per cui i consumi stanno pian piano riprendendo e quindi abbiamo finalmente un po' più di fiducia da parte degli investitori e torniamo a crescere. Noi prevediamo una crescita tra l'1 e il 2% per il 2015. Ma non sono soltanto dei dati migliori dell'attesa ad emergere nel corso dell'assemblea. Il presidente dell'UPA infatti ha proposto la quotazione in borsa dell'Auditel. È un progetto che lanciamo oggi per dare maggior trasparenza, più indipendenza e per fare dell'Auditel, prima in Europa, una casa di vetro, in maniera da avere anche nuovi soci e quindi allargare la compagine societaria e magari allargare anche il raggio d'azione dell'Auditel stessa. Infine l'annuncio di un nuovo portale che servirà a promuovere il patrimonio artistico italiano, soprattutto ora che i provvedimenti del governo vanno in questa direzione. La pubblicità è un pezzo importante dell'impresa italiana, può contribuire e contribuisce spesso all'immagine, a un'immagine positiva dell'Italia e del mondo, di cui c'è un grande bisogno. È un grande veicolo quindi di promozione del paese e soprattutto io sono qua anche per ribadire che le barriere pubblico-privato nel settore dei beni culturali sono cadute, è giusto che tutti collaborino, gli incentivi fiscali che abbiamo messo in essere, che oggi sono i migliori incentivi fiscali d'Europa e l'Art Bonus, mettono in condizione oggi di far collaborare pubblico e privato per difendere il patrimonio dell'umanità e investire nella cultura, che è la grande opportunità che ha il paese. Claudio Calì, Sky TG24.